Ok, ecco qui l'introduzione. Allora, ragazzi, ancora una volta, benvenuti. Io sono Martin Benesch, ambassador di BenQ, esperto di Photoshop. Lavoro in questo ambiente da 20 anni, poco più, ovviamente per chi non mi conosce. Oggi parleremo di una tematica meravigliosa, che è il bianco e nero. Siamo 258 persone live in questo istante, si sono registrate più del doppio, quindi vediamo a che numero arriveremo. 261, fantastico. Oggi vedremo le tecniche essenziali per trasformare le vostre immagini in bianco e nero. Copriremo lo sviluppo del file RAW. Utilizzeremo a tal proposito Camera Raw, non utilizzeremo Capture One. So benissimo che qualcuno preferirebbe utilizzare Capture One, magari ce lo lasceremo per un altro webinar, di questo tipo. Utilizzeremo Camera Raw perché è semplicemente già compreso all'interno della suite di Photoshop e quindi sicuramente lo avete già installato sul vostro computer. Se non utilizzate Camera Raw o Photoshop, avete qualsiasi altro programma di sviluppo, che può essere Lightroom o anche lo stesso Capture One, le tecniche base, i ragionamenti che andremo a fare sono esattamente gli stessi. Può cambiare una voce di menu, può cambiare un nome, ma la logica è la stessa. Il mio focus, come del resto in tutto quello che insegno, non è quello di insegnarvi il tecnicismo segreto nascosto, ma è farvi capire il mindset. Ok? Quindi, visto che il bianco e nero è una materia prettamente fotografica, quindi direi che bisogna mantenere questa visione fotografica senza inquinare troppo l'artisticità dell'immagine con la tecnologia che magari tende a spegnere un po' la magia romantica che c'è intorno alla fotografia e sicuramente coloro che hanno iniziato come me con la pellicola mi daranno ragione. È anche vero che oggi però i programmi di sviluppo RAW sono non sono altro che la camera oscura di qualche tempo fa, infatti Camera Raw e programmi simili vengono chiamati camera bianca. Ok, quindi in qualche modo si continua con lo sviluppo, ok, delle immagini. Io ho preparato alcune immagini, quindi le andremo a analizzare e vedremo appunto differenti metodi di conversione, differenti approcci. E poi vediamo anche come fare la stessa cosa all'interno di Photoshop, sia su un file RAW, quindi, che su un file JPEG. Nascondo la mia faccia in questo istante, verifico un attimino. Ok, quindi in questo istante state vedendo questa immagine che ho scattato tantissimi anni fa qua in Sudafrica. Come potete leggere in alto, è stata scattata con una Canon 350D. Gli amanti delle macchine fotografiche sicuramente se la ricorderanno, è stata una macchinetta eccezionale. Ok, quindi che cosa si nasconde dietro al bianco e nero? Fondamentalmente dietro al bianco e nero, ragazzi, si nasconde una fotografia a colori. Ok, è essenziale comprendere che noi vediamo il mondo, magari mi riaffaccio, mi riaffaccio, noi vediamo il mondo a colori. Ok, quindi anche se poi vogliamo convertire la nostra immagine in bianco e nero, sta di fatto che noi la catturiamo a colori. Ok, anche se voi impostate sulla macchinetta la visione in bianco e nero, quella è solo una simulazione a schermo. La foto viene comunque acquisita nel formato RAW, quindi nel formato grezzo, a colori, quindi vengono catturati tutti quei colori. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che la fotografia in bianco e nero inizia attraverso i vostri occhi. Quando scattate la foto dovete cercare determinati elementi, che tra un pochino vi vado a spiegare,
affinché poi possiate fare una buona foto in bianco e nero. Ci tengo a precisare che una buona foto in bianco e nero significa tutto e non significa niente. Ci sono alcune regole da rispettare, ma come poi vi mostrerò in un esempio ben specifico, come fotografi, come creativi, come visionari, possiamo anche decidere di non seguire le regole e semplicemente esprimere ciò che abbiamo qui, ciò che abbiamo visto in quel preciso istante. Quindi può anche darsi che a qualcuno quell'immagine piacerà e a qualcuno no. Ok? Però la cosa importante, secondo me, è esprimere la nostra visione. Quindi io vi darò delle armi basilari, essenziali per poter fare i giusti ragionamenti. Poi i ragionamenti che farete dipendono esclusivamente dalla vostra visione di quell'istante. Credo che questa sia una cosa estremamente importante, soprattutto chi inizia. Secondo me, dimenticatevi il concetto di sbagliato. Ok? Sbagliando si migliora. E soprattutto se temiamo troppo il giudizio degli altri, rischiamo di censurare la nostra creatività, le nostre idee e ci possiamo precludere molte, molte opportunità. Ok, allora, come vi stavo dicendo, nessuna di queste foto per ora nasce per essere convertita in bianco e nero. Ok, questa appunto è una foto scattata da una macchina in movimento di questa signora che stava pensando in quell'istante e ovviamente mi ha catturato molto il contrasto tra i colori che indossa, il colore della sua pelle e il muro completamente bianco, no? Che ha alle sue spalle. Quindi da retoucher, da editing dell'immagine. Che cosa sto andando a guardare in quest'immagine? Sto andando a guardare il contrasto, ok? Per ottenere un buon bianco e nero dobbiamo avere dei buoni contrasti. Se io, ad esempio, volessi creare un buon bianco e nero tra il colletto e la spalla di questa persona, già so a priori che non può uscire fuori una buona foto in bianco e nero, perché manca semplicemente contrasto tra questi due elementi. Ok? Quello che potrei fare per assurdo in Photoshop, quindi in post-produzione, adattare quest'immagine in modo che il colletto sia magari arancione, arancione come qui, e quindi crearmi il contrasto adeguato. Molti fotografi storceranno il naso di fronte a questa cosa perché è una manipolazione invasiva dell'immagine. Ma niente toglie il fatto che se tu lo vuoi fare, lo puoi fare. Ok, però queste sono delle tecniche appunto un po' più invasive. Cerchiamo di vedere che cosa possiamo fare con quest'immagine in Camera Raw e poi piano piano vediamo differenti livelli di difficoltà e differenti livelli di approccio. Io do anche per scontato che tra di voi ci siano tantissime persone che magari non hanno mai aperto Camera Raw, ok? Quindi man mano aumenterò, tra virgolette, un po' di più la difficoltà. Allora, all'interno di Camera Raw abbiamo queste voci di menu, ok? Quindi queste non sono altro che delle voci di menu sequenziali, ma che non devono essere usate per forza in sequenza. Io potrei iniziare tranquillamente per assurdo da qua e poi passare qui. Però in questo pannello che si chiama Basic, quindi il pannello di base, ok? Io vedo subito una opzione, ossia quella di visualizzare la foto a colori, oppure di visualizzare la foto in black and white. Ok? Quindi posso vedere immediatamente la foto in bianco e nero. Se non avete aggiornato da molto tempo Camera Raw, siete abituati a vedere questo menu all'interno di questo pannello qua. Lo hanno spostato da un bel po' di tempo qui. Ok? Quindi qui posso decidere da subito di vedere la mia foto in bianco e nero. E difatti questo è già una conversione in bianco e nero. Quindi che cosa posso andare a valutare
Non sto valutando la fotografia perché all'epoca era fondamentalmente uno dei miei primi scatti in assoluto, c'è cioè il gomito tagliato, insomma, ho rispettato giusto la regola dei terzi all'epoca. Ma che cosa vado a cercare col senno di poi? Vado a cercare appunto i contrasti, quindi tra questo nero e il muro c'è un ottimo contrasto. Qua manca un po' di contrasto. Anche qui, vedete, si perde completamente la manica. Vedete, la manica azzurrina si perde completamente. Quindi, se scattassi oggi, probabilmente mi sarei spostato leggermente a sinistra per creare il contrasto tra il braccio e il muro, ok? Perché c'è molto più contrasto, no? Tra la pelle nera e il muro completamente bianco. E anche qui ho un ottimo contrasto in qualche modo. Per fare un bel bianco e nero, però mi si perdono un po' gli occhi. Questo occhiale un po' si perde. Ok? Quindi devo capire io, come creativo, come fotografo, se queste cose mi stanno bene oppure no. Ok? Quindi analizzare l'immagine da questo punto di vista. Ritorniamo un attimo al colore. Io spesso, quando vado a convertire una foto in bianco e nero, cerco di ricordarmi che colori ho in queste aree. Ad esempio, qui ho questo arancio, ok? Quindi, quando io vado in black and white e poi vado in 1, 2, 3 nel quarto, quindi 1, 2, 3, 4 nel quarto tab, io so che se vado a intervenire sugli arancioni, probabilmente anche sui gialli e un po' forse sui rossi, io vado ad alterare quella zona. Quindi ho la possibilità di aumentare ancora di più il contrasto. Ok? Quindi da così che il contrasto in questa zona non è così forte, anche se in realtà funziona più che decentemente, io abbasso magari gli arancioni in modo da tirare fuori queste righe bianche e creare un maggiore contrasto in questa zona. Molti di voi diranno sì, però il viso della persona sta diventando più brutto, no? Non è bello così. Magari vorrei semplicemente scurire la parte in alto, no? Ma schiarire magari un po' la pelle, oppure no, semplicemente lasciarla così. Ok, andiamo a vedere che cosa accade con i rossi. Anche, vedete, anche i rossi hanno. E faccio così, avanti e indietro, e cerco di vedere che cosa accade all'intera immagine. Ad esempio, la mia attenzione viene catturata molto da quest'area. Vedete? Posso far diventare quella riga completamente nera o completamente bianca. E quindi anche qui, da creativo, devo semplicemente decidere se quella zona mi piace più così oppure se mi piace più così. E francamente, a me esaltare un po' quel chiaro mi piace. Ok? Quindi a questo punto che cosa vado a fare? A questo punto vado a prendere un blocco note. Se vedete la BenQ è stata così carina che mi hanno dato un Moleskine targato BenQ, ho una penna qui da qualche parte che me la sono persa, ma non fa niente, e mi appunto queste cose. Ok, quindi dico, mi piace la parte della spalla, mi piace la zona del capellino, mi piace questo, questo e questo. Così so, mi ricordo un po' quali sono le aree. E per ora mi fermo qua. Ok, ovviamente, questo va premesso, potete gestire l'esposizione, potete gestire, no? Come si vedono i bianchi, come si vedono le ombre, ma su questa cosa ci torneremo tra un po'. Voglio andare passo per passo. Ok, quindi riportiamo questo a zero. E diciamo quindi che io voglio usare quella cosa degli arancioni, voglio scurire il cappellino, ma proteggere la pelle. Ok, senza entrare in strumenti troppo complessi o troppo articolati di Camera Raw, perché sennò diventerebbe un corso di Camera Raw, voglio farvi capire la logica, il mindset per approcciare questo tipo di cose. L'immagine che vedete può essere editata in più step. Ok, quindi se gli arancioni mi creano questa cosa,
e mi sta bene qui, ma non mi sta bene qui, io posso decidere di fare un doppio editing di quest'immagine sfruttando un'opzione esportando la foto in Photoshop in più step. Che cosa vuol dire? Facciamolo bene. Ora mi concentro sul cappellino, ok? Quindi voglio il cappellino, ad esempio, così. Ok, mi piace il cappellino, ma non la pelle. A questo punto tengo premuto il tasto maiuscolo e il pulsante qui sotto, dove c'è scritto apri immagine, open image, tenendo premuto maiuscolo, si trasforma in Open Object, apri come oggetto. Lo clicco e Camera Raw invia questa foto a Photoshop. A questo punto faccio doppio clic sul layer e scrivo cap come cappellino. Ok, quindi questa sarà il mio editing per il cappellino, ma non per la skin della signora. Faccio clic destro. Ancora una volta, clic destro e faccio nuova copia tramite oggetto avanzato, New Smart Object via Copy. Questo crea una copia virtuale di questo file che viene collegato al file RAW senza andare a intaccare lo sviluppo precedente. Quindi questo, ad esempio, lo chiamo skin pelle. Se io adesso faccio doppio clic su questo layer qui, ve lo faccio vedere un pochino più grande, ups, devo spostare un pannellino un attimo, ok, eccolo qua, quindi panel options, ve lo faccio vedere più grande così lo vedete bene, ok, quindi se faccio doppio clic qua, questa foto viene riaperta in Camera Raw senza andare a cambiare la foto precedente. A questo punto magari voglio schiarire un pochino, ok? Giusto per creare ma magari maggiore contrasto in quest'area. Magari voglio aumentare un pochino le luci, un po'. Ora sto ragionando semplicemente su quello che vedo nella zona della pelle, ok? Quindi mi piace così. A questo punto non ho più la possibilità di aprirlo come oggetto avanzato. Posso fare solo cancella, quindi non applicare le modifiche che hai fatto, oppure ok, applica le modifiche che hai fatto. A questo punto ho fondamentalmente due layers. Uno che punta a un file RAW virtuale con questa modifica qui, e questo che punta a un file virtuale con quest'altra modifica. A questo punto questo layer mi serve, abbiamo detto, solo per la pelle. Quindi applico la maschera, inverto la maschera. Ovviamente qui devo per forza di cose dare per scontato che sapete usare le maschere. Imposto il pennello e vado a dire a Photoshop, guarda che questa zona deve essere visibile. Ok? Quindi ecco qua. Ok, quindi il livello skin visualizza solo queste zone qui. Ok, mentre il livello cap visualizza tutto il resto. In questo modo sto cominciando a comporre la mia visione personale del bianco e nero. E questo è il motivo meraviglioso per cui ogni bianco e nero sarà puramente soggettivo, ed è questo il motivo per cui all'inizio vi ho detto non ci interessa il tecnicismo, ma mi interessa trasmettervi la capacità di vedere la foto in bianco e nero. Ok? Allora, andiamo ad aprire, ad esempio, quest'altra immagine. Questa immagine l'ho scattata a Bangkok, anch'essa con la 350D, sempre tantissimi anni fa. Anche questa foto era proprio forse il primo viaggio in assoluto che scattavo con una reflex. Mi ricordo che ho comprato una lente proprio qua, quindi non giudicate ragazzi la foto. Ho preso semplicemente questa immagine per la quantità di colori, ok? Perché vi voglio mostrare come si comportano i colori.
Ok, quindi se io ad esempio vado nel pannello tonalità con le regolazioni, no? Tonalità, saturazione, luminosità, ok? Se io muovo ad esempio i rossi, vedete come posso cambiare totalmente i colori della barca, vedete? Posso annullare il contrasto che c'è tra l'arancione e questo violetto. Diventano semplicemente arancioni entrambi. Quindi una buona fotografia a colori inizia, scusate, una buona fotografia in bianco e nero inizia editando la foto a colori. Quindi mi vado a cercare a concentrare su tutte le zone dove in qualche modo posso andare a generare del contrasto. Vedete? Quindi il verde, cerco di pompare un po' di più il verde, cerchiamo di creare magari dei contrasti con i blu, i verdi. In poche parole, sto preparando la foto per avere dei contrasti nel mio bianco e nero. Ok, quindi posso andare a giocare appunto con i contrasti, con le ombre, con le luci, no? Se chiudo ad esempio le ombre, guardate come si chiudono le ombre in questa zona, quindi creando maggiore contrasto con l'edificio accanto. Se io aprissi le ombre, ecco qua che c'è molto meno contrasto, c'è molto più casino in questa zona. Ok, quindi magari mi piace molto di più così. Posso aumentare la quantità della texture percepita all'interno dell'immagine, ma dovete fare attenzione a non creare troppo disturbo, troppi elementi all'interno della vostra immagine. Se pompo la chiarezza al massimo così, a qualcuno piace, ma vi garantisco che non va bene. Posso abbassare i colori o aumentare i colori. Ok, prepariamo la nostra foto per cominciare a vedere questi contrasti. Ok? Quindi a questo punto posso passare direttamente in black and white ed ecco qui che ho già in qualche modo preparato la foto per questi contrasti. A questo punto facciamo un'altra volta l'azione qui. E quindi voi avete già capito che questi rossi stanno andando a lavorare effettivamente sui rossi presenti nell'immagine. E questo va a lavorare sugli arancioni. Quindi scurisce gli arancioni oppure li schiarisce. Quindi non andiamo a caso, stiamo cercando contrasti, stiamo cercando contrasti, stiamo cercando dove il bianco viene interrotto dal nero e il nero viene interrotto dal bianco. Ok, ad esempio qui, vedete, se io porto i verdi completamente a destra, no? C'è più disturbo in questa zona. Se invece i neri, i verdi li porto completamente a sinistra, ecco qui che ho una bella macchia nera che va a contrastare con questo bianco. Ok, questa immagine mi serviva esclusivamente per farvi capire come si comportano i colori, ok, all'interno di un file RAW. Adesso andiamo a fare un pochino più i seri e andiamo a vedere ad esempio questa immagine qua. Ok, questa è sempre un'immagine scattata a Bangkok mentre giravo le strade come un pazzo tutto il giorno nel desiderio di diventare un street photographer, cosa che non sono mai poi diventato, ma diciamo, penso che ogni fotografo, bene o male, inizia o con questo o con i ritratti. Ok, quindi a questo punto potete fare due cose, decidere di regolare la vostra immagine a colori, quindi però la dovete cominciare a sviluppare cercando i contrasti, quindi in qualche modo dovete già cominciare a vedere la foto in bianco e nero. Dovete abituare il vostro sguardo di vedere in qualche modo quella foto come sarà in bianco e nero. Ok, quindi cercare questi bianchi e questi neri. Una volta che ho fatto questo, posso andare in questo pannello qui, quindi il quarto pannello, e posso continuare. Vedete, se io faccio un arancione, è molto bella per Instagram a livello di colore, però a me serve più contrasto in questa zona. Ok,
Ok, quindi probabilmente andrò a scegliere una situazione come questa. Essendo entrambi arancioni, non riesco a separare completamente il casco, quindi probabilmente utilizzerei la stessa tecnica di prima, mi svilupperei il muro a parte e il casco a parte, oppure potrei andare a usare dei tool personalizzati selettivi di Camera Raw, ma non è ciò che ci interessa in questo istante. Quindi per ora diamo per buono che quel contrasto in quella zona vada bene così. Continuiamo a vedere che cosa fanno i differenti colori. Ecco qui, ad esempio, questo è interessante, secondo me. Così creiamo maggiore contrasto. Saturazione, posso quindi gestire anche la saturazione. Ok, quindi sto sempre preparando la foto per un maggiore contrasto, e la luminanza è estremamente interessante perché la luminanza mi permette di gestire la luminosità del colore, una cosa che molte persone, ok, vedete ad esempio che cosa sta accadendo nell'angolo in mezzo a sinistra, sto cercando il contrasto, lo voglio più così. Ok, quindi la mascherina mi piace più così. Ok. A questo punto torno nel primo tab, vado su black and white e boom, ecco qui che ho la trasformazione. A questo punto posso vedere la foto in bianco e nero e semplicemente giocare con gli slider. Vi do un consiglio. Se siete dei fotografi e vi piace la fotografia da un punto di vista quasi romantico, utilizzate tutti questi slider in sequenza senza concentrarvi troppo su come si chiamano. Cercate semplicemente di vedere se vi piace più così o più in quest'altro modo. Cercate di usare i software in una maniera creativa senza farvi inquinare troppo dal tecnicismo. Per il tecnicismo ci sarà sempre un secondo istante, ok? Quindi ecco qui che posso decidere, ragazzi, come la vogliamo questa immagine? Vogliamo il casco rosso a sinistra o il casco rosso a destra? Vogliamo questo casco nero o lo vogliamo bianco? Secondo me si crea molto più contrasto in questo modo, quindi facendolo nero. Ok, e qui potrei fare esattamente la stessa cosa di prima, lasciare il casco nero, aprirlo in Photoshop, alzare il muro bianco così e poi quindi ottenere il contrasto. Ok, ve lo mostro al volo. Quindi di nuovo maiuscolo, apri come oggetto, viene aperto. Ok, quindi questa è la mia base, faccio clic destro, New Smart Object. Via copy, questo lo chiameremo muro. Doppio clic sull'icona del Smart Object, andiamo in questo menu qui e abbiamo detto questo lo spostiamo completamente a destra. Facciamo clic su OK. Ok, a questo punto la base me la porto su perché voglio anzi la lascio qui, metto la maschera e semplicemente col pennello nero gli dico: guarda che di questo layer mi devi mostrare ciò che si trova sotto. Ok? Io sto facendo tutto con i pennelli perché non voglio far pensare a qualcuno che dovete per forza avere una tavoletta grafica o chissà quali strumenti particolari. Io nello specifico adesso sto usando il touchpad di un MacBook Air. Ok, quindi sto facendo tutto come se foste in viaggio. Ok, quindi del layer muro si vede tutto tranne questa parte e del layer sotto si vede solo il casco. Ok, ed ecco qui che posso magari creare un bianco e nero come questo, che magari sa più di effetto giornalistico. Questo magari potrebbe essere una direzione di una sorta di fine art.
Ok, quindi si può dire che questo è meglio di questo? Credo di no. A qualcuno piacerà più questa soluzione, a qualcuno piacerà più quest'altra. Ok? Andiamo a vedere il discorso del contrasto. Ok, questo è il mio cane quando era ancora un cucciolone. Andiamo a mettere subito il bianco e nero. Ed ecco qui che vediamo all'istante come possiamo decidere di schiarire, ad esempio, tutti i verdi, no? E in qualche modo andare poi a dire, ok, guarda, i neri me li devi andare a chiudere perché voglio proprio che questo cane sia proprio nero, nero, nero. Ok, quindi cerchiamo il contrasto, ok? Cerchiamo sempre il contrasto tra il nostro soggetto. Ok, ora vedete, smanettando con il contrasto, se lo porto a sinistra si genera un tipo di immagine, se lo porto a destra se ne genera un altro. Questo ha un enorme impatto, ok? Questo no. Questa è una foto di bianco e nero non molto contrastata, dove si vedono bene i peli del cane. Quale di queste due vi piace di più? Ok, quale direzione personalmente nello stomaco sentite che vada meglio per voi? Quello che vi consiglio, non censurate ciò che vi piace. A me, ad esempio, a livello mentale mi verrebbe da dire che è meglio così perché vedo meglio il cane, ma a livello di stomaco a me piace molto di più così. Cioè mi stamperei una foto così dove c'è questo mezzo astratto, no? Piuttosto che sviluppare una foto quasi banale di un cane. Ok, ragazzi, quindi questo secondo me sono tutti ragionamenti estremamente importanti da fare. Vi ricordo che avete un pannellino per poter fare le domande, quindi alla fine di questa sessione risponderò alle vostre domande. Andiamo a aprire quest'altra immagine. Io sto aprendo, ragazzi e ragazze, immagini che può catturare chiunque, ok? Quindi, ad esempio, questa sempre fatta con la 350D all'epoca di un tramonto meraviglioso qua a Cape Town. Probabilmente adesso fuori c'è un tramonto molto simile a questo. Ok, quindi abbiamo dei colori pazzeschi. Ricordiamoci che c'è un arancione e un azzurro, un blu. Andiamo direttamente in black and white, andiamo direttamente qua e sappiamo che abbiamo un arancione e un azzurro. Andiamo a vedere. Che cosa accade se muovo i blu, se muovo gli acqua? Che cosa posso andare a creare? Che cosa posso andare a fare se smanetto coi due colori dei quali sono a conoscenza all'interno di questa foto? Ok, quindi è un approccio di mindset, ok? Cioè dovete sapere quello che fate, ma lasciar correre la creatività. Cioè, ragazzi, magari vi piace così, ok? Da un punto di vista tecnico è sbagliato, no? Perché si perde la sagoma di questa montagna che si chiama Lion's Head. Quindi sarebbe più corretto così, no? Però magari il vostro gusto estetico vi dice, no, guarda, deve essere fatta in quell'altro modo. Io magari adesso voglio creare il contrasto tra in Lion's Head, questo bianco, e poi scurire di nuovo qua. Però magari voi volete creare un biancone completo in alto e quindi cercate di arrivare a quella soluzione lì. Ok, io personalmente andrei in una direzione che va più o meno in questa direzione qui, ok? Quindi ragiono sempre, sempre sul colore. Cioè, potete anche chiudere in questo modo se siete dei pazzi assassini, ok? Quindi potete dire, no, no, guarda, io voglio proprio l'obiettivo della mia vita è tirare fuori il
il bianco in questa zona perché mi ha talmente intrippato che proprio voglio che esca fuori, ok? E quindi farete tutto quello che è nelle vostre forze per aumentare il contrasto in queste zone, ok? Lo farete così, poi ve lo aprirete in Photoshop, boom, cioè finché proprio non avrete ottenuto il vostro obiettivo. Ok, vedete quanto il mio approccio verso questo tipo di immagini è puramente creativo? Ok, non ci nascondiamo dietro il tecnicismo. Ok, questa è una cosa estremamente importante. Ok, solo chi non è capace a livello creativo e artistico si nasconde dietro al tecnicismo. Ok, state facendo fotografia perché vi piace l'arte, vi piace l'immagine. E se avete fatto una foto in un certo modo, quella foto vi ha trasmesso qualcosa in quel preciso istante. E il vostro compito è semplicemente quello di riuscire a trasmettere la stessa emozione allo spettatore che guarderà quell'immagine, come se la guardasse attraverso i vostri occhi. Ok? Io penso che questo sia lo scopo del editing delle immagini. Questa fotografia è sempre stata scattata a Bangkok quando stavo esplorando delle zone un po' remote della città accanto al fiume e ci stavano questi signori, penso, poco raccomandabili per certi versi, che si lavavano nel fiume. Sono riuscito a catturare una serie di scatti molto molto interessante. E se dobbiamo andare a convertire questa immagine in black and white, ecco qui che andiamo, no? Andiamo a giocare come prima sul contrasto. Magari cerco di aumentare un po' la drammaticità in questo caso, ok? Quindi ecco qui che aumentare la chiarezza qua fa una sorta di dodge and burn, no? Fa vedere di più i muscoli, no? Come si tende il corpo di questa persona. A me interessa la drammaticità di questo istante perché noi per fortuna nel nostro mondo quotidiano non ci dobbiamo andare a lavare nel Tevere a Roma. A Bangkok invece ci sono delle persone che per lavarsi devono andare nel fiume, quindi cerchiamo di raccontare questa immagine. Okay. Mi dispiace che qua, ad esempio, c'è troppo poco contrasto tra questi elementi, quindi si perde tutta questa parte qui, crea troppa confusione, ma io qui sto cercando di raccontare qualcosa. Okay? Quindi vado nel colore, mi ricordo che verde, blu, arancione, ok? Quindi vado nei colori, quindi verde, blu, arancione e quindi ok, andiamo a vedere quello che possiamo andare a fare. Verde, ok, verde, quindi posso aumentare il contrasto. Ecco qui, vedete, lo posso accendere, però poi la mia attenzione viene distolta troppo dalle zone di luce. Ricordatevi che il nostro occhio cerca sempre la luce, quindi se io voglio far andare l'attenzione su di lui, dovrei aumentare la luce sui capelli. Ora lo andremo a fare. E aumentare magari anche la luce in questa zona. Ok? Qui vedete se io aumento la luce, no? Il mio sguardo viene catturato da questa parte in basso, quindi sto inserendo un altro step in più, ok? La lettura di un'immagine, vi sto cercando di far capire dove sta andando a cadere il nostro occhio, ok? Vi sto cercando di far capire come comportarci in questo caso per raccontare al meglio la storia. Usciamo un attimo da Camera Raw, andiamo in Apri immagine, apriamo questa immagine direttamente in Photoshop e finalizziamola direttamente qua. Che cosa possiamo andare a fare? Andiamo a esaltare i chiari e gli scuri all'interno di questa immagine. Vi insegno una tecnica che in Italia credo che io sia stato il primo a insegnarla. Io l'ho imparata tantissimi anni fa da una retoucher Amy Dresser americana. Parliamo di circa 15 anni fa.
ed è una tecnica che piacerà moltissimo ai fotografi, quindi appizzate le orecchie. È un modo di fare dodge and burn molto, molto fotografico. Ok, quindi prendete il lazzo. Ok, io ora qui ho una sistemazione un po' particolare perché io mi gestisco i miei strumenti in maniera differente in base ai progetti su cui sto lavorando. Quindi eccolo qua. Quindi prendete il lazzo in alto nella sfumatura. Andiamo a mettere ad esempio un 20 di sfumatura, facciamo 15. Dipende dalla foto che, su cui stiamo lavorando, facciamo 25 pixel di sfumatura. Ok, ora immaginate che il vostro lazzo è il vostro faro, è una luce, immaginate di scattare al buio e di illuminare con il faretto la zona che vi interessa. Ok, quindi io dico, io voglio schiarire questi capelli qui. Ok, quindi andiamo a selezionare questa zona come se gli puntassi addosso il faretto, ok? Ecco qua. Photoshop l'ha selezionato. Se la selezione fosse troppo piccola, Photoshop vi dice: guarda, non posso mostrarti la selezione perché è più piccola del 50% di quello che posso fare, ma stai tranquillo che la selezione ci sarà. A questo punto vado nei livelli di regolazione, vado sulle curve e schiarisco. Come si schiarisce con le curve? Clicco qui e alzo un pochino o abbasso un pochino. Ok, in questo caso sto abbassando perché ho le curve invertite, non preoccupatevi, nel vostro caso alzerete la curva, ok? Perché l'ultima volta che ci ho lavorato ce l'avevo già così. Ok, quindi io abbasso, ma nel vostro caso le invertirete. Ed ecco qua come sto facendo in modo che l'occhio dello spettatore venga in contatto con questa zona. Adesso farò esattamente la cosa opposta, cercherò di scurire maggiormente alcune zone. Creerò di nuovo le curve e voi ovviamente le abbasserete, nel mio caso io le alzerò. Okay, quindi sto andando a scurire maggiormente quella zona. Ok, quindi prima e dopo, ok, sto controllando io come questo soggetto viene illuminato. Ok, quindi io ad esempio posso dire, sai cosa c'è? Voglio maggiore profondità in questa zona. Anche lì dove non è selezionato, in realtà lui l'ha selezionato. Curve. E andiamo su, nel vostro caso giù, ok? E guardate che drammaticità viene aggiunta. Ragazzi, io mi gaso quando vedo queste cose. Cioè, ancora dopo 20 anni io sono capace di gasarmi per questo tipo di cose. Perché secondo me è una tecnica meravigliosa. Premo il tasto Alt oppure Option per eliminare questa zona. Vado di nuovo nei livelli di regolazioni, curve e schiarisco questa zona. Cioè io sto cercando, ragazzi, la drammaticità. Io voglio che chi guarda questa foto capisce che qui non si scherza. Vedere questa scena è stato veramente, veramente drammatico ed è un'immagine che mi è rimasta letteralmente nel cuore. Infatti, questa immagine fa parte di una serie di immagini che casualmente sono state poi acquistate da un non lo chiamerei forse neanche un collezionista, ma una persona abbastanza influente che ha visto questa serie di immagini, è stata rimasta stranamente impressionata da questa storia che ho raccontato e se l'è volute stampare e le ha volute acquistare per parecchi soldini, quindi mi ha fatto anche piacere all'epoca e questa cosa mi ha dato sicuramente un boost di self-confidence finché un giorno non ho mostrato il mio portfolio di street photography a un pseudo esperto di fotografia
che mi ha distrutto completamente la mia autostima perché mi ha detto che faceva tutto letteralmente cagare, penso che si possa dire nel webinar, e è stato quello il giorno in cui ho smesso di fare la street. Avrei probabilmente voluto avere qualcuno a fianco che invece mi avesse detto: no, guarda, continua, credi nella tua visione personale. Ed è questo il motivo per cui io vi sto dicendo: cercate di rappresentare il mondo attraverso i vostri occhi e non gli occhi di qualcun altro. Okay? Cioè, fate quello che piace a voi, perché così almeno potete rappresentare il vostro stile. Ok? E ovviamente potrei andare, ragazzi, all'infinito. Okay? Raggruppo un attimo questi layer in un gruppo unico, vediamo prima e dopo, ok? Prima e dopo. Ok? Potrei continuare, potrei selezionare tutta quest'area, ok? Non mi preoccupo che la selezione sia perfetta, ragioniamo in maniera fotografica, come se fosse una luce, ok? Posso andare a scurire, ok? Io so che questa curva sta scurendo tutta questa zona, ok? Quindi posso prendere tranquillamente, ragazzi, un pennello, ok? E sulla maschera posso dire: guarda, andiamo a scurire tutto, facciamolo uscire fuori lui. Facciamo una cosa veramente drammatica. Non mi piace, ok? Non mi piace questa direzione. Probabilmente mi sarei fermato qua un pochino prima. Però è essenziale che voi capiate come stiamo giocando con la luce, ok? Nel caso di questa immagine. Spero che questa cosa, io purtroppo non ho modo di interagire con voi, ma spero che questa cosa vi stia aprendo una visione, vi stia aprendo una potenzialità. Vi ho parlato di questo progetto, è nato tutto con quest'immagine completamente fuori fuoco, completamente sbagliata. Io stavo semplicemente camminando in questi vicoli veramente al limite, a Bangkok. All'improvviso ho visto questo vicolo buio e qui dove vedete queste sedie, questa bambina è corsa fuori e correva velocissimo verso di me. Io avevo la macchinetta in manuale. Non la sapevo ancora usare molto molto bene, ho fatto del mio meglio per catturare quella corsa. Io stavo letteralmente andando avanti, ho visto con la coda dell'occhio questa bambina che usciva fuori da questo vicolo buio di corsa, ho fatto un passo indietro, ho puntato la macchinetta e ho cercato di portare a casa la foto. È una foto bella? Per il 90% delle persone probabilmente no. Per me e per la persona che poi ha deciso di acquistare questa serie di foto, sicuramente sì. Quindi quello che vi consiglio io, non dovete desiderare di piacere a tutti, cercate di piacere a voi stessi e a quella nicchia di persone che è in grado di apprezzare la vostra visione. Ok? Qui abbiamo il giallo, qui abbiamo l'arancio, rosso, no? Quindi, solita cosa, andiamo qui ed ecco qui che possiamo cominciare a gestire il nostro bianco e nero in modo da far uscire fuori le sensazioni in qualche modo che quell'immagine può trasmettere. Questa io all'epoca la sviluppai su tantissimi layer. Ok, quindi apri immagine come oggetto all'interno di Photoshop tantissime volte e poi ho portato a casa la mia visione, okay, di quella scena. Okay? Spero che questa cosa make sense, quindi che stiamo capendo, okay, dove stiamo andando a parare con questa parte del bianco e nero, perché ragazzi, parliamoci chiaro, potremmo farci un workshop di 8 ore come minimo su questa cosa. Ok? Quindi il mio intento è quello di darvi il mindset, non smetterò mai di ripeterlo, perché molte persone sbagliano concentrandosi sul tecnicismo che domani può cambiare, domani ci può essere un altro software
Ok, quello che dovete capire è la visione e credere in voi stessi. Ora, io adesso qua non farò assolutamente nulla, vi dico solo una cosa. Quando aprite il file RAW, ricordatevi che all'interno di Photoshop non ci sono questi pink, ok, questi viola, non ci sono gli acqua e non ci sono gli arancioni. Ok, quindi questi tre colori in particolare non li potete gestire bene in Photoshop così come li potete gestire qua. Ok, quindi se potete date maggiore enfasi a questi tre colori, ok? E apriamolo all'interno di Photoshop. Quindi questo è un tempio che ho scattato sempre in quel periodo ad Ayutthaya, sempre in Thailandia. Penso che io sia l'unica persona al mondo, spero di no, che quando è stata in Thailandia ha fatto tutta la parte del nord e non ho mai visto le isole. Sono stato lì circa 3 mesi, ok? Quindi ho vissuto letteralmente là. A me piace esplorare, vivere il posto, capirlo, perché un posto in realtà si comincia a capire dopo 6 mesi che ci vivi, no? Quindi a me piace questa cosa. Ma vediamo come poter sviluppare una foto in Photoshop. Vediamo i differenti approcci. Beh, il più facile, il più attuale è andare nei livelli di regolazione e trovare black and white, bianco e nero. Se ci clicco su, trovo una soluzione con cui siete già familiari, ok? Ossia la gestione del colore. Quindi quando io vado a gestire questi slider qua, a questo punto avete capito che stiamo andando a lavorare sul colore, ok? Quindi io so che qui è arancione e quindi il giallo e il rosso in qualche modo andranno a stabilire le sorti di quella zona, no? Il verde andrà a stabilire le sorti degli alberi, quindi io cerco il contrasto, quindi cerchiamo di pompare un pochino questo contrasto, il blu andrà a lavorare sul cielo, quindi io posso dire voglio un bianco e nero con le nuvole, quindi vorrò enfatizzarle al massimo, oppure magari vorrò una cosa come questa. Quale è giusta, quale è sbagliata? Non c'è un giusto e un sbagliato, dipende esclusivamente da quello che volete raccontare voi attraverso la fotografia. Ad esempio, in questo caso io voglio andare in questa direzione qua. Ok? Mettiamo che mi sta bene così. Quali sono gli aspetti di questa foto che non vanno bene? Allora, vi do un po' di basi del fotoritocco. Non va bene tutto ciò che sono delle distrazioni e io in particolare qui ne ho un paio. Che cosa sono le distrazioni? Sono degli elementi che catturano in qualche modo l'attenzione del mio occhio ed è questa parte qua, questa parte qui e questa parte qui. Questi elementi in particolare catturano troppo il mio sguardo. Ovviamente, se fosse una foto da stampare, andrei col timbro e clone a eliminare anche quest'area qua e probabilmente potrei decidere se cancellare questo albero qua, ricostruire questa torre e quindi rendere tutto molto più pulito. Ok, quindi questi sono i ragionamenti che farei su quest'immagine. Per ora, giusto al fine della dimostrazione, creiamo un layer, andiamo a prendere il nostro, ad esempio, pennello correttivo al volo, il timbro clone, qualsiasi cosa che vi pare, che vi piace utilizzare per la rimozione di quel elemento e andiamo semplicemente a eliminarlo in questo modo. Non so adesso se qui avremo un buon risultato, ma è quello che ci serve, è fondamentalmente solo farvi capire la tecnica di questa cosa. Ok, quindi ci andiamo ad eliminare anche questo. Qualcuno sta sicuramente storcendo il naso, il bianco e nero non deve essere manipolato, bla bla bla, ognuno fa che vuole e come la vede. Ok? È chiaro che se è un'immagine di reportage di una zona di guerra, la foto non va manipolata assolutamente. Però vedete prima e dopo, ecco qui che quelle piccole cose che prima ci distraevano, adesso non ci distraggono più. Immaginate se vado a togliere questo, questo e questo, no? Come andrà a migliorare notevolmente il tutto, ok? Quindi
andiamo a togliere giusto al volo in maniera molto molto veloce questa zona qua senza creare troppi danni. Okay. Lo lasciamo giusto così per non entrare in altre problematiche ed ecco qui che vedete come comincia a essere una foto molto più pulita. Per quanto riguarda il black and white, è stato gestito tutto semplicemente con black and white. Ok, andiamo nei canali. Quindi layers, canali. Se non avete i canali, andate su finestra e trovate i canali. Molti hanno paura dei canali, no? Però i canali li dovete vedere come dei layers. E nel nostro caso abbiamo il layer red, il layer green e il layer blu, quindi il rosso, verde e blu. E anche questi di fatto sono già dei bianchi e neri. Quindi se ad esempio vi piace il bianco e nero generato dal canale green, basta che selezionate la vostra immagine, potete andare select all, quindi seleziona tutto, oppure fare control A o command A. Potete copiare, quindi edit copy o Ctrl C, Ctrl V, copiare il canale, ritornare su RGB, andare nei layers, incollare ed ecco qui che avete il vostro bianco e nero generato da quel canale. Ok, quindi non abbiate il timore di utilizzare i canali. Possiamo andare nei livelli di regolazione, prendere le curve e magari fare semplicemente la classica curva ad S per aumentare il contrasto dell'intera immagine. Ok, quindi questo può essere un'altra trasformazione in bianco e nero. Andiamo a vedere una cosa un pochino più sfiziosetta. Andiamo nel menu immagine, calcoli. Ok, i calcoli sono, oddio, Madonna mia, i calcoli, che cacchio sono i calcoli? Mi devo andare a studiare un manuale di Photoshop e pagare un corso 295 milioni di euro. Invece no. Ragionate sempre in maniera creativa, non preoccupatevi del tecnicismo, invece di calcoli chiamatelo generazione casuale del bianco e nero. Ok? Ora forse fa un po' meno paura. Generazione casuale del bianco e nero, figata. Quindi c'ho la sorgente 1, vedete c'è un bordino intorno, c'ho la sorgente 2, che devo fare? Devo moltiplicare, color burnare, darkennare, screenare, overlayare, che cosa voglio fare? Fondamentalmente andiamo a mischiare i canali, quelli che avete visto un attimo fa. Quindi posso mischiare il canale rosso col canale rosso in moltiplica e ottengo questo effetto. Posso mischiare il canale rosso col verde in moltiplica, ottengo quest'altro, ma in scolora ottengo quest'altro e in hard light ottengo quest'altro. Se mi piace, sono un pazzo, va benissimo così, ok? E col canale blu succede questo e in color dodge accade questo. Ok? Se faccio clic su ok, che cosa? Il risultato sarà un nuovo canale. Quindi faccio clic su ok, il mio layer è diventato rosso perché mi dice guarda, è stato selezionato un canale. Andiamo nei canali, infatti RGB è disattivato, rosso è disattivato, alfa 1 è attivo. Faccio come prima, seleziono, copio, attivo RGB, vado su layer e incollo. Ed ecco qui che ho il mio bianco e nero. Ora vi faccio riflettere su una cosa. È chiaro che le combinazioni sono infinite. Su quale base decido le combinazioni? Ve l'ho spiegato all'inizio di questa lezione. Quando abbiamo gestito separatamente il cappellino della signora e la sua pelle. Immaginiamo per un istante che di questa foto mi piace questa base, ok? Chiamo base intermedia. Ok? La nascondo e immaginiamo per un istante che del canale verde mi piace da quella base in giù. Ok. Un secondino solo che me l'ha copiato strano. Ok. Scrivo dalla base in giù. Ok. Quindi che cosa mi vieta di prendere entrambi i layer?
Ok, che cosa mi vieta di... Scusate, ho avuto una notifica. Ok. Quindi, che cosa mi vieta di... secondo solo, ok. Che cosa mi vieta di applicargli la maschera, invertire il layer, ok? E dire, guarda che di quel layer lì, con un flusso basso, mi devi visualizzare, bello mio, solo questa parte, perché io sono un pazzo e quando ho fatto quella conversione là, io ho visto, ho capito che di tutta questa cosa mi fa schifo tutto tranne che questa parte. Ok? Ed ecco qui che questo bianco e nero, senza questo pezzo, non sarebbe quello che è adesso. Ok, ragazzi, quindi mindset, cercate di mischiare tutte le possibilità che avete, che vi dà ovviamente questo mix creativo. Ok, andiamo a vedere se ci sono delle domande. Ok, wow, ragazzi, ci stanno una cifra di domande. Allora, buongiorno. Allora, oh, no, non si sente l'audio, ora sì. Oh, ok, qualcuno aveva problemi con l'audio. Si sente? Verrà registrato questo webinar? Sì, verrà registrato. Ok, grazie mille, prego. Ciao, questi passaggi si possono fare su Lightroom con il tasto maiuscolo. Io non uso Lightroom, ma mi sembra che c'è un modo per farlo, però ti direi, Isabella, una cavolata perché a me Lightroom purtroppo mi sta proprio antipatico. Sai, io Lightroom viene usato da persone che devono elaborare tantissime foto insieme. Mentre io ho un flusso di lavoro pubblicitario, per cui io devo lavorare su una, due, tre foto al massimo, quindi non sfrutto Lightroom. Poi Giancarlo dice, cercando troppo il contrasto non si rischia di perdere i dettagli? Assolutamente sì. Infatti, come avevo detto, bisogna capire tu in che direzione vuoi andare e che cosa vuoi rappresentare con la tua immagine. In genere i principianti sbagliano sempre questa cosa, caricano sempre troppo il contrasto, troppo la croccantezza dell'immagine. È un po' come chi inizia con l'HDR, no? All'inizio si fanno delle cose inguardabili. Stefania dice, ciao, quando scatti la foto la pensi già in bianco e nero. Oggi sì, quando ho iniziato all'epoca no, perché non avevo idea che si dovesse fare, anzi che si potesse fare. Appunto, non sapevo che cosa andare a cercare quando si scatta una foto in bianco e nero. Ok, quindi spero che adesso vi è un po' più chiaro che cosa dovete andare a cercare. Perché quando si apre in Photoshop bisogna convertire in oggetto avanzato? Allora, Rossella, quando vuoi editare il tuo file RAW in più passaggi, se tu non lo apri come oggetto avanzato, poi quando vuoi ritornare al file RAW non ti fa più ritornare fondamentalmente al tuo file RAW originale. Ok? E quando io ho detto di duplicare tramite copia, quindi non fare la copia del layer, attenzione, ma duplicare tramite copia, no? Oggetto avanzato tramite copia, ti crea una sorta di file RAW virtuale sul quale andare a lavorare. Nicolas dice: non converrebbe aprire la foto a colori direttamente in Photoshop e poi lavorare con i livelli hue, saturation, lightness e bianco e nero con colore selettivo? Sì, lo puoi fare, però Camera RAW ti preserva la qualità dell'immagine. Cioè, guarda, ti mostro questo passaggio che ti fa capire molto bene quello che succede. Se io, ad esempio, vado in Photoshop e pompo la saturazione,
diventa una cosa inguardabile. Se fai la stessa cosa in camera RAW su un file RAW, vengono preservati i colori, ok? Cioè, quindi lavori sui dati grezzi, proprio i dati reali e non in qualche modo sul pixel. Quindi, se puoi e quando puoi, lavora sempre in camera RAW. A proposito di mindset, perché scegliere di editare una foto in bianco e nero piuttosto che a colori, secondo te? Chiede Nicolas. La foto in bianco e nero ha un che di romantico, semplicemente questo, presuppongo. In qualche modo ci fa pensare alla pellicola, in qualche modo è il primo tentativo di post-produzione, no? Noi vediamo il mondo a colori, non vediamo il mondo in bianco e nero. Quindi chi dice che la post-produzione non va bene, forse ci dovrebbe ri ripensare un attimo. La foto in bianco e nero ha una sua magia personale, quindi, però se giustamente a te non piace, puoi benissimo sviluppare le foto a colori. Chris dice grande, grande Chris, grande tu. Daniela, ok, c'è una domanda da parte di Daniela. Martin, per scurire e schiarire più velocemente ed in modo più preciso, perché non lo fai creando prima una curva per schiarire? Poi una curva per scurire e con le maschere invertite vai con il pennello. Ok. Quindi tu stai dicendo di usare la tecnica del dodge and burn, quella che si usa in genere per la skin. Perché quel metodo presuppone che tu sappia di quanto scurire e di quanto schiarire in anticipo. Implica quel tecnicismo che mette il dubbio all'utente. Diceva, ma io questa curva quanto la scurisco, quanto la schiarisco, no? Invece se tu selezioni quella zona, guarda, ti mostro un'altra volta, se io seleziono questa zona e poi mi creo la curva, aspetta, mi è sparita, la curva. Io a questo punto, vedi, se io non mi preoccupo di quanto questa curva sta giù o quanto sta su, io guardo semplicemente la foto e cerco di illuminarla come se fossi un esperto di illuminazione e cercasse di costruire la giusta illuminazione di quest'immagine. Ok? Lo trovo molto più piacevole anche come meccanismo. Prova a farlo e vedi che ti diverti. Maria dice: meglio creare il bianco e nero direttamente in Camera RAW o farlo in Photoshop usando il livello di regolazione bianco e nero, dove posso anche modificare i colori tramite i comandi dei colori. Probabilmente ti ho già risposto, ma qualora non ti abbia risposto, dipende se hai voglia di finire in Photoshop. Ci sono tantissime persone che non escono proprio da Camera RAW, quindi fai il tuo bel bianco e nero in Camera RAW perché magari non hai una pretesa particolare di decostruire l'immagine in 30 livelli dove devi controllare in maniera maniacale ogni singolo pezzettino. Cioè, ragazzi, io per dirvi, se uno volesse, può gestire il bianco e nero di ogni singolo pezzettino che c'è qui, ok? Questa con le colonna, questa parte. Cioè, possiamo veramente entrare nel hell mode, ok? Cioè, possiamo veramente andare nella hardcore. Quindi, io penso che il bianco e nero all'interno di Camera RAW è abbastanza rilassante. Quando poi cominci a entrare in Photoshop, molte persone cominciano ad avere un po' di ansia da tecnicismo, però vanno bene entrambe le cose. Giovanni dice complimenti, grazie Giovanni, apprezzo molto. Leonardo invece dice vorrei sapere se è un'eresia giocare anche con la temperatura e la tinta per creare il bianco e nero. Consigli? No, Leonardo, ormai forse hai capito qual è la mia visione personale. Assolutamente non è un'eresia, è importante che porti a casa la tua visione dell'immagine. Quindi assolutamente, se è una cosa che ti piace, se è una cosa che senti che funziona, fallo.
Ok, crea un tuo stile personale, secondo me questa è la cosa più importante. Riccardo dice con Lightroom ci sarebbero molte differenze? No, Riccardo assolutamente no, è praticamente tutto quasi uguale. Joe dice infatti la storia è bella, parlavamo di quell'uomo nel fiume, grazie. Deborah dice grazie Martin, ascoltarti è sempre un arricchimento, grazie, ciao Debbie. Deborah, un'altra Deborah, dice: Se è possibile, vorrei tornare sul passaggio della creazione della maschera e capire come funziona gestire con la maschera le parti dell'immagine. E purtroppo spiegare le maschere in questo istante è molto complesso perché è uno degli argomenti più difficili per chi inizia in Photoshop in assoluto, ma te lo faccio vedere giusto al volo qui, ok? Quindi se io ho, perché non seleziono, select. Ok, ha deciso di non selezionare. Ok, quindi facciamo. Ok, non mi sta selezionando in questo momento, Photoshop ha detto no. Guarda, contattami tranquillamente in privato su Facebook e sarò più che contento di spiegarti le maschere. Ok, Debbie? Ok, Dimitri ha risolto. Andrea dice: Ciao Martin, potresti fare vedere la tua tecnica di Dodge and Burn? Purtroppo non abbiamo il tempo a disposizione. Se ti interessa, puoi vedere il mio canale su YouTube, sicuramente ne ho già parlato. Se hai ancora i dubbi, ovviamente non voglio essere antipatico, contattami tranquillamente in Facebook e sono a disposizione. Flavio, grazie a te. Andrea Nocera e Burn sul ritratto. Sara dice: Nessuna domanda, sono proprio all'inizio e mi è stato molto utile, molto grazie davvero. Sara, sono molto contento. I webinar organizzati da BenQ sono sempre il top. Valeria, hai corsi online su Photoshop? Sì, ne faccio, puoi contattarmi tranquillamente in privato. Simona dice: Manipolando i cursori dei colori, ad esempio nel livello di regolazione black and white, non ti crea a volte artefatti? Sì, invece, infatti, ci devi stare molto attenta. Se però lo fai in Camera Raw o Lightroom o quello che sia, Capture One ancora di più ti danno una mano a non creare questi artefatti. Deborah dice: Come eliminare le dominanti di colore che si creano in alcune parti dell'immagine, pur eliminando tutto il colore stesso? Questa è una domanda che andrebbe approfondita in una sessione a parte, se vuoi parliamone in privato, ok? Non ho purtroppo proprio il tempo fisico e ci sono ancora una cifra di domande. Ragazzi, siete meravigliosi. Allora, molto interessante, chiaro, perfetto. Fabrizio, dove possiamo trovare la lezione registrata? Allora, i ragazzi, i fantastici ragazzi di BenQ vi manderanno un promemoria via mail, tra l'altro con un promo code per acquistare con un sconto fantastico alcuni dei loro monitor. Quindi riceverete questa mail sia col promo code, che è una cosa fighissima. Sia con il link alla registrazione. Fabrizio dice: Nel tuo flusso di lavoro su bianco e nero successivo all'esportazione, qual è il formato finale in cui salvi i file e con che profilo colore? Parlo proprio di formato esecutivo pronto per la stampa. Questa è una domanda meravigliosa. Allora, ovviamente qui dobbiamo premettere, e questo lo dico a tutti i ragazzi in ascolto, siete 236, parte tutto da un buon monitor. Ok, raga? Io mi ricordo quando ho elaborato per la prima volta queste immagini qui, ok? Quando le ho mandate in stampa è uscita fuori una cosa da piangere. Erano talmente scure che non capivo come mai fossero così scure e avevo la presunzione di arrabbiarmi col tipografo dicendogli che non era bravo a stampare. Probabilmente non era proprio una cima, non era il top, ma io a monitor le foto le vedevo in un altro modo. Purtroppo io all'epoca
editavo queste foto su un portatile e voi sapete benissimo che soprattutto i portatili e molti monitor di fascia bassa hanno delle dominanti di colore. Alcuni portatili virano verso il blu e altri verso l'arancione, solo che non ve ne accorgete perché il vostro occhio si adatta a quella dominante di colore al punto che non la vedete. Ok? E molto spesso gli schermi commerciali di fascia medio-bassa sono più luminosi di quello che dovrebbero essere. Le ombre sono molto più aperte. Quindi io vedevo dei dettagli che poi in stampa non sono usciti fuori. Ok? Nel tempo ho imparato che bisogna calibrare il monitor e soprattutto non basta calibrare un monitor, bisogna avere un monitor in grado di rappresentare il 100% sRGB o comunque più che potete, ok? Il più che potete avvicinarvi al 100% di Adobe RGB, no? Infatti la differenza tra la serie PD e PT è quella che una è per i grafici, quindi gli basta fondamentalmente il massimo del sRGB più tutti gli altri come il REC e così via, e invece la serie per i retoucher, no? Ha anche la piena copertura del Adobe RGB. Ok, quindi quando si calibra uno di quei monitor là, a parte che quando vi arrivano a casa sono già calibrati, tu fondamentalmente quando mandi in stampa il file hai una buona garanzia che quello che vedi sullo schermo lo vedrai anche in stampa. Ok, quindi questa è la premessa. Io prima di mandare un file in stampa, questo per risponderti e non fare le supercazzole che fanno molti, io alzo il telefono, chiamo la tipografia e gli chiedo: io ho questo file qui, come te lo do? Ok? So che tanti anni fa si aveva questa fissa di mandare i file in TIFF. Secondo me, personalmente, e molti mi faranno bu, ma il TIFF non serve. E ti aumenta il peso del file su uno sproposito. Secondo me va bene un JPEG salvato al 100%. Sfido chiunque a vedere la differenza in stampa di un JPEG piuttosto che un TIFF, se il tipografo è competente. Per quanto riguarda il profilo di colore, anche lì dipende come viene gestito il flusso di stampa, il flusso di cattura dell'immagine e tutto il resto. Ok? Quindi io chiamo sempre il tipografo e gli dico: mi vuoi mandare il profilo di colore tu, così lo carico e ci assicuriamo che va tutto bene, oppure te lo do in Adobe RGB, te lo do in sRGB, come lo vuoi. E il tipografo mi dice: lo voglio così. Fabrizio, ti dico questa cosa, non so se mi conosci, ma io mando in stampa, non stampo, mando dei file che poi vengono stampati per campagne pubblicitarie che finiscono anche negli aeroporti, ok? Cioè, alcune di queste che ho fatto sono lunghe anche 23 metri e devono essere visibili bene, nitidamente, da 1 metro di distanza, se non di meno, ok? E anche in quei casi ti garantisco che chiedono dei requisiti molto molto base, ossia io in quel caso mandai un file sRGB. Poi ci ha pensato la tipografia a fare la magia che dovevano fare. Ma sappi che il tuo migliore amico è il telefono e dopo il tipografo. Alza il telefono e chiedi a chi stampa, come stampa, perché le varianti sono troppe. Addirittura se tu stampi su un foglio di carta il patinato, piuttosto che lucido, piuttosto che in un altro modo, può cambiare il risultato dell'assorbimento dell'inchiostro. Quindi è sempre bene parlare con la tipografia o con lo stampatore e farsi dire come vogliono quel file. Chi ti dice qualcosa di differente, secondo me,
non ti dice una cosa corretta perché un retoucher oggettivamente, a meno che non sia io stesso a stampare la mia foto, non ho modo di sapere come verrà stampata quella immagine, ok? Yolanda chiede, è possibile fare una conversione su un total color? Esempio, con certe luci e ombre tutte blu, come creo il contrasto? Te lo dovrei mostrare, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Se vuoi ne parleremo in un'altra sede, però sicuramente sì, puoi farlo, ma devi essere cosciente che stai facendo una cosa particolare e l'effetto che uscirà fuori sarà particolare. Simona dice, e crei anche le selezioni da calcoli tramite i canali. Dai calcoli escono fuori dei canali, puoi creare anche delle selezioni. Roberto dice, molto interessante, tuttavia in questo modo sembra quasi che non ci siano delle regole, canoni per poter valutare un bianco e nero riuscito. Sì, sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Chi può dire se un bianco e nero è riuscito oppure no? Secondo me c'è un canone solo, e il bianco e nero riuscito oppure no è quello che rispetta i contrasti, ossia l'immagine non deve essere caotica, questa è una regola, ok? L'immagine non deve essere caotica, si deve capire bene la distinzione delle forme. Questa, secondo me, è l'unica regola che c'è. Ma come ci insegnano i grandi maestri dell'arte, no? Le regole ci sono, ma sono fatte anche per essere fatte tue. Io penso, cioè, non siamo nell'esercito, capito? Facciamo una cosa comunque creativa. La tua visione del mondo è puramente tua e, come ho detto, non deve piacere a tutti. Ok? Quindi le regole sono poche. Io mi concentrerei di più sulle regole del composizione dell'immagine, sullo storytelling dell'immagine, sul utilizzare la luce, come vi ho spiegato, per catturare lo sguardo di chi guarda la foto e cercare appunto queste zone di contrasto tra le zone chiare e le zone scure. Roberto, sì, forse è così. Secondo me sì, non ho la presunzione di dire le verità assolute, ma se secondo me è così. Gilberto dice, come sfruttare le risorse per aumentare la grana delle foto per avere un effetto più vintage? Ok. Mi dispiace, te lo dovrei far vedere, ma non abbiamo proprio il tempo. Se vuoi, scrivimi e sono disponibile nel mostrartelo. Dario dice: c'è una tecnica particolare per avvicinare un bianco e nero digitale a quello che era un classico sviluppo in bianco e nero? Allora, il classico sviluppo in bianco e nero presuppone che ci sia la pellicola e quindi la grana. Ok, vi faccio vedere la mia faccia così almeno siamo un po' più in contatto. Quindi c'era la grana, quindi la riintroduzione della grana casuale è un po' anche sfocata, quindi non troppo digitale, ti fa avvicinare moltissimo a quel bianco e nero. Alessandro, ciao Martin, amazing tutorial, grazie Ale. Te quali regolazioni fai per prima, gestione colore oppure inizi dai bianchi, neri, ombre? Io mi diverto sempre prima a ragionare sulla foto a colori, cerco di vedere quali zone vengono catturate dallo sguardo, mi segnalo dove ci sono le distrazioni, cerco di capire dove voglio che vada lo sguardo e di conseguenza lavoro con la foto come un attacco SWAT, capito? Come dei Marines che attaccano quella foto per ottenere quello che vogliono. Rossella, prego, grazie per aver messo un commento. Francesco dice: ho visto dei black and white sia sul web che su stampa, dove vi è una lucentezza dei neri da emozione che non sono mai riuscito ad ottenere. Hai qualche tips? Collabora con una persona che stampa bene. O prova a gestire tu l'intero flusso di lavoro, dallo scatto al monitor adatto alla stampa. Molto spesso questi bei bianco e neri che escono fuori in stampa
sono il risultato di vari test. Ok? Dipende moltissimo anche dalla carta. La carta è un segreto enorme. Ci sono delle carte che costano un botto e magari una stampa sola ti costa 120 euro, ma viene una cosa. Quell'effetto di emozione del quale, guarda, c'è proprio i peletti proprio. Ti ho capito, è la carta, è il toccare quel tipo di carta che assorbe l'inchiostro in quel modo è il top, però bisogna avere la possibilità di curare tutto il flusso di lavoro. Mattia dice, in fase di scatto, su cosa ci consigli di concentrarsi per avere uno scatto interessante in bianco e nero? Composizione dell'immagine, quindi se non sai cos'è, vatti a vedere la regola dei terzi. Inizia da quella, è inutile che ti dico vatti a studiare la proporzione aurea. Inizia dalla regola dei terzi e racconta una storia. Pensa che quando qualcuno vede la foto, deve riuscire a percepire quello che hai visto tu in quell'istante. Le foto che facciamo in vacanza fanno pena quando gli altri le guardano perché loro non sono stati in vacanza, quindi non gli arriva ciò che ricordate voi. Se voi riuscite a scattare la foto in modo che chi la guarda gli arrivi la stessa emozione che avevate voi in quell'istante, è un win, ok? Luca dice: Martin, ciao, dove possiamo vedere i tuoi lavori in bianco e nero? Non pubblico i miei lavori in bianco e nero, non ci sono sul web, c'è solo un progetto, quello dei boxer, che tra l'altro ti mostro, è un eccolo qua, te lo mostro volentieri. È una foto che ho acquistato su Deposit Photo e l'ho convertita io in bianco e nero. Quindi questa è una foto in bianco e nero, cioè questa è una foto a colori che ho preso da Deposit Photo e questa è la conversione in bianco e nero con tutti dei sistemi particellari così. Ok? Io in genere faccio il bianco e nero su commissione per fotografi, ok, che poi vendono quelle immagini in gallerie d'arte o qualcosa del genere, quindi io non figuro mai, ok. Steve dice, devo pensare la foto in bianco e nero prima dello scatto o qualsiasi foto può essere trasformata in bianco e nero? Tecnicamente qualsiasi foto può essere trasformata in bianco e nero. Però se la pensi prima è meglio. Ciao Marco, Nicolas. No, assolutamente, io adoro il bianco e nero, ero solo curioso di sapere il tuo principio di scelta tra il bianco e nero e il colore. Allora, ti rispondo. Hai presente quando su Instagram, sul web, la gente dice, raga, vi piace più la foto editata così oppure così, no? Left or right? Secondo me quella cosa è sbagliata. La cosa corretta è dire come funziona la storia raccontata in quest'immagine. Funziona di più a colore o funziona di più in bianco e nero? Arriva di più allo spettatore in bianco e nero o arriva a colore? Questa foto arriva di più a colore o arriva di più in bianco e nero? Secondo me quello è il criterio. Per quello che io oggi vi parlo di mindset. Ok? Cioè, secondo me io oggi vi ho dato le armi per poter fare dei bianco e neri impeccabili a prescindere dallo strumento che andrete a utilizzare da qua in poi. Paolo dice il contrasto nei mezzi toni è importante. Se contribuisce a generare ciò che ti serve, sì.
Iovino Mario, allora Mario, secondo la tua esperienza, la pellicola potrebbe rivivere una seconda giovinezza, un po' come è successo con il vinile nel campo della musica? Grazie per aver condiviso le tue conoscenze in Photoshop con tutti noi. Prego, Mario, grande. Ti direi brutalmente di no, perché la pellicola ha dei costi troppo alti. Costa troppo, è troppo complessa da gestire. Tanto è vero, se ci pensi, il vinile ormai non viene utilizzato praticamente neanche dai DJ, no? Magari in un settore specifico, ti direi così a occhio, per un fattore economico, la vedo molto difficile. Sarebbe molto bello. Ma oggettivamente andresti a spendere, non so, 10 euro per la pellicola e 30 euro per svilupparle? Non lo so, capito? Quello penso è un peccato enorme. A me quello che manca della pellicola è la sorpresa di vedere la foto, poi, no? Invece noi adesso vediamo tutto immediatamente. Però forse il bello è anche questo, non lo so. Mirko dice, io volevo sapere come e dopo quanto hai messo in vendita le tue foto fatte da questo viaggio? Sarò molto veloce su questa cosa perché è una domanda che esula un po' dal webinar. Io non le ho mai messe in vendita. Le foto sono state viste sul Behance mio e mi ha contattato l'assistente di questa persona dicendomi che c'era questa persona, appunto, non posso fare il nome, che era interessata ad acquistarle. Mi successe la stessa cosa quando feci delle foto a Robben Island, qua, scattai le foto alla cella di Mandela, feci un mio reportage personale di Robben Island, e anche lì avevo la foto su Flickr, non so se vi ricordate, se qualcuno lo usa ancora. E mi contattò ad esempio la CNN per chiedermi quanto volessi per un paio di foto e io all'epoca gli dissi se me la pubblichi non voglio assolutamente niente, sono stato un fesso, però almeno insomma, ho visto la mia foto pubblicata sulla CNN. Qual è il vantaggio di invertire le curve? No, non c'è, Jacopo, un vantaggio reale. Magari mi faceva semplicemente più comodo il gesto. No, sono sai quelle follie, no? Io voglio farla così. Stefano dice: quali vantaggi si otterrebbero su immagini tipo quelle che hai mostrato utilizzando una tavoletta grafica al posto del mouse? Beh, hai molto più controllo se sai usare la tavoletta grafica, ad esempio. Quelle con lo schermo sicuramente è molto più artistico, no? È molto più reale in qualche modo lavorare sulla foto, hai più sensibilità. Sul bianco e nero ti direi molto poco, io sto usando un trackpad ora, quindi rispetto al mouse ti direi nulla. Tuhin, salve, quando scatto una foto in colore, che cosa devo tenere in conto dopo per convertire in bianco e nero? Tu, credo che ho già risposto a questa cosa. Devi tenere in conto come contrastano i colori tra di loro. Ok? Così tu sai che se hai un rosso e un verde, sai che magari quei colori contrasteranno insieme. Sai che un rosso e un giallo avranno un grande contrasto insieme. Sai che un nero e un marrone accanto no. Ok? Alessandro, inoltre, quale monitor mi consigli per iniziare a editare seriamente? Allora, dipende dal tuo budget. Io, come sai, sono ambassador BenQ e io adoro i monitor della BenQ. Difatti, diventai ambassador in qualche modo anche per questo, perché credo fortemente nella qualità di questi monitor. E io credo in una cosa particolare che hanno i monitor della BenQ, per assurdo e stranamente, ragazzi, anche della fascia più bassa e della tecnologia iCare, e non solo quella, ma quella è una delle tante.
Io quando iniziai a usare la prima volta un monitor della BenQ, i miei occhi si sono rilassati, cioè io ho detto non ci posso, cioè però mi è boom, e a qualsiasi persona a cui l'ho consigliato mi ha detto la stessa cosa. Ci sono le prove su Facebook, potete andare a chiedere, non vi racconto. Vi si rilassa lo sguardo mantenendo la brillantezza del colore, è una cosa pazzesca. Per un retoucher ti consiglio la serie PT, ok? Se vuoi mi scrivi su Facebook, ti consiglio un paio di modelli esatti. Dipende se vuoi un 27, se vuoi un 32, io penso che puoi andare tranquillamente con un 27. Ci sono alcune scelte, puoi prendere i modelli appena usciti o addirittura approfittare di qualche modello precedente che sono altrettanto spettacolari. Se vuoi che ti dia il modello esatto, scrivimi su Facebook. Chiunque vuole che gli consigli un modello adatto, lo farò con piacere. Tieni a mente che per editare seriamente, probabilmente ti servirà l'Adobe RGB. Ok? Quindi devi prendere la serie dedicata, l'APT, al fotoritocco. Ok? Daniela dice: hai perfettamente ragione, io regolo poi l'opacità. Sei davvero bravissimo, è una gioia ascoltarti. Grazie Dani, mi piacerebbe ascoltarti su un flusso di lavoro completo di una foto. Guarda, ho un canale su YouTube, se ti può piacere, lì ci sono parecchie cose, e comunque con BenQ organizziamo un sacco di webinar free, per cui questa opportunità è veramente unica. Quindi resta sintonizzata. Paolo dice: ma ragazzi, quante domande, fantastico. Allora, seconda domanda, in Camera Raw, usando i comandi in maniera estrema, meno 100 più 100, non si rischia di fare artefatti o generare rumore? A seconda dello strumento che usi, sì, in genere gli strumenti Raw arrivano in una soglia di protezione dove evitano che queste cose accadano, ma se sei un pazzo, assolutamente sì. Giovanni, complimenti, la tecnica del lazzo mi era sconosciuta. La conoscono in pochissimi, è una tecnica vecchissima che deriva da un utilizzo di Photoshop molto basico, però molto fotografico. È un utilizzo molto molto bello, secondo me. Michele dice: il bianco e nero di Camera Raw preserva di più la qualità dell'immagine rispetto al bianco e nero di Photoshop? Sì, assolutamente sì. Se usi Capture One è ancora di più. Fabrizio dice: ciao, bellissima lezione. Per schiarire e scurire parti immagine, consigliabile usare il pennello di regolazione in Camera Raw? Se lo conosci, assolutamente sì. Bravo. Marco chiede: ci sono plugin specifici per il bianco e nero? È ancora pensabile utilizzare strumenti standard anziché programmi dedicati? Una domanda ottima. C'è la Nik Collection, che ha un plugin all'interno che si chiama Silver FX, qualcosa del genere, che ha dei preset di bianco e nero spaventosamente meravigliosi. Di fatto, io oggi ho puntato su questo flusso di lavoro qua per mettervi in condizione di andare nella direzione della fine art, perché questi plugin, ad esempio, come Silver FX Pro, sono in grado di generare con un click dei bianco e neri pazzeschi, però non sono in grado di decidere. Ok? Siete voi che potete decidere sul trip mentale che vi passa in testa per ottenere un bianco e nero unico che nessun plugin può fare. Stefano, applausi, molto bello e illuminante. Dai, Stefano, grande, mi fa piacere che apprezziate anche questo modo informale. Fabrizio dice: non uso Camera Raw né Photoshop, ma i principi generali si possono adattare ai programmi. Assolutamente sì, Fabri, vai sereno. E questo è un po' il mio metodo di insegnamento. Io quando insegno qualcosa voglio che le persone siano in grado di imparare realmente questa cosa e non essere legati al tool. Un conto è insegnare il tool, un conto è insegnare il mindset per riuscire a lavorare in quell'ambiente. Isabella, grazie a te.
Alberto dice: quanto è importante la configurazione del nostro monitor per gestire il bianco e il nero? Alberto, è essenziale avere un monitor di qualità, soprattutto se vai in stampa. Ok? È davvero essenziale. Devi stare molto attento alla scelta del tuo monitor. Io penso, sai che c'è una cosa, ve la dico, questo è una magia. Finché lavorate con un monitor di fascia bassa, non avrete mai il coraggio di chiedere molti soldi per il lavoro che fate, perché in cuor vostro sapete che il risultato che vedete, che generate, viene fatto su un device di fascia bassa e quindi non avete delle garanzie. Ok? Quando comprate un monitor che costa 1.000 euro, ad esempio 700, 500, quello che è, un monitor che costa oltre la vostra soglia di comfort zone, avete la sensazione di avere per le mani uno strumento di lavoro calibrato, tarato, che è in grado di farvi fare il salto della qualità. Quindi nel momento in cui tu sai, come professionista, che ciò che vedi a monitor è corretto, acquisisci una sicurezza in te che ti permette di chiedere più soldi per i lavori che fai, perché sei più sicuro di te, perché sai che la tecnologia che usi è all'avanguardia, sai che hai investito e sai che è giusto che il cliente paghi. È una cosa che scatta. Vi sfido, quando avrete un monitor di fascia alta, pensatemi e scrivetemi, Martin, ci avevi proprio ragione. Alfredo dice: Martin, bravissimo, ma visto che ti piace il bianco e nero come un ritorno al passato e soprattutto la pellicola, hai mai usato aggiungere un po' di grana? Sì, l'ho usata, vado molto a occhio, però poi faccio un zoom out al 50%. Ricordati in Photoshop di usare sempre lo zoom al 50, 25, 75, mai 53, ok? E cerca di vedere com'è la resa. Ok, tra l'altro c'è BenQ qualche tempo fa ha lanciato un monitor che simula a monitor la carta. Vabbè, ragazzi, stiamo parlando di fantascienza, cose bellissime. Sandro, complimenti, davvero mi piace la tua filosofia di post-produzione. Grazie, Sa. Ragazzi, ringrazio tutti quelli che hanno ringraziato in chat. Purtroppo per motivi di tempo non vi posso nominare tutti, ma apprezziamo moltissimo il tempo che avete dedicato ai commenti. Luigi dice: grazie, amo il bianco nero e apprezzo molto il tuo approccio con la foto e gli incoraggiamenti che dai. Luigi, è assolutamente così. Io purtroppo sono stato scoraggiato agli inizi e ancora oggi mi è rimasta qua la persona che all'epoca mi buttò giù, non capendo che ogni persona va giudicata in base al livello al quale sta. Un principiante va incoraggiato e non distrutto, perché rischi di scoraggiarlo, no? Invece un professionista magari puoi permetterti di massacrarlo di più, quindi bisogna sempre vedere chi abbiamo davanti, ma ti garantisco, oggi questa cosa vale più che mai. Oggi si viene pagati per la propria visione, non per la nostra abilità di usare Photoshop, per la nostra visione e per come siamo in grado di trasmetterla. Rossella dice: scusami, ti dispiacerebbe rispiegare come togliere il livello rosso quando si lavora con i calcoli? Basta che vai nei canali. Quando vedi nei livelli il livello rosso, vai nei canali e poi clicca sul nome RGB, non sull'occhietto, sul nome RGB. Saverio, ciao, ma questa sessione si può fare anche con Capture One? Si può fare anche con Capture One, parleremo con i ragazzi in BenQ e vedremo di organizzarne una. Giancarlo dice: ciao Marti, grazie, webinar istruttivo, solo qualche problema di connessione, mi dispiace, purtroppo io ho una fibra, non di... il live streaming è ancora una scienza non esatta. Massimo, molto interessante, Federico, molto interessante, ok ragazzi, scusate, sto cercando di... Simona, farai qualcosa dedicato al duotone? Il duotone è molto facile, in realtà c'è
Lo slider apposta lo possiamo fare. Rossella dice la penso come te sul bianco e nero. Dai, Rossella. Federico dice ho da poco acquistato un monitor BenQ, trovo molto belle queste iniziative gratuite per fidelizzare i propri clienti. Sì, sono assolutamente d'accordo. Penso che uno degli aspetti più belli di rappresentare un brand come la BenQ è proprio il sapere che ho intorno a me un brand che ci tiene realmente ai propri utenti, organizzano un sacco di cose anche sul territorio, e sentire la presenza di un brand così importante in mezzo alle persone è una cosa unica, almeno io la penso così. Ok, grazie Martin, bravo e simpaticissimo, grazie Robby. Curiosità personale, Luigi, qual è il tuo autore preferito? Scusa la banalità. Potrei dire Bresson, ma sarei troppo scontato. A me, in realtà, per assurdo, a me piace la pittura classica, quindi io nel mio bianco e nero cerco di riportare alcuni elementi della pittura classica, non tanto delle influenze di altri fotografi, perché ho il difetto che quando guardo troppo i lavori degli altri, poi i miei lavori finiscono ad assomigliare ai loro. Ok, quindi cerco di guardare altri ambiti artistici, ma non gli stessi. Magnifico webinar, Andrea, grazie. Corro ancora tra le domande, ragazzi al volo. Vittorio, cosa ne pensi della Nike Collection? Acquistala assolutamente. Io l'ho comprata tre volte, no, 2 volte. L'ho comprata la prima volta che era a pagamento, poi era free, poi è diventata a pagamento, ma la mia vecchia non funzionava più perché non si poteva reinstallare quando l'hanno presa i nuovi in gestione, quindi vale tutti i soldi che costa assolutamente. Qual è la luce ideale per lavorare in post-produzione? Esula un attimo da questo ambito, se vuoi, Tahin, scusami, contattami su Facebook e ti dirò qual è il setup esatto. Teoricamente dovresti stare in un bunker senza luci, con le finestre dipinte col grigio al 50%, ma sarebbe abbastanza deprimente, penso che daresti le capocciate al muro in pochissimo tempo. Sono previsti webinar su stampa fine art con inchiostri piezografi? Non lo so, dobbiamo chiedere in BenQ. Che monitor usi? Io ho la serie PT. Se mi contatti su Facebook, perché adesso te lo aprirei, però non abbiamo abbastanza tempo. Tania, ok. Mauro, a chi posso chiedere informazioni su come calibrare il mio monitor BenQ che non riesco? C'è un servizio di assistenza? Puoi chiedere a me. Contattami su Facebook, essendo un BenQ Ambassador, sarò più che contento di darti una mano. Tra l'altro collaboro anche con la X-Rite, quindi sarò più che contento di darti una mano a calibrarlo, anche se ricordati che quando esce di fabbrica è già calibrato, ok? Angelo, ci sarà sicuramente la registrazione. Jacopo, nella modifica di foto a colori conviene switchare momentaneamente il bianco e nero per vedere meglio il contrasto di luminosità? Perché no? È una buona idea, assolutamente sì. Se non riesci a immaginartelo come sarà, sì, assolutamente. Riccardo, c'è un'impostazione della macchina fotografica che è preferibile per il bianco e nero, esposizione ISA, eccetera, o dipende dal risultato finale che voglio ottenere. Tu in ogni caso ricordati sempre che il file RAW è praticamente uguale per tutti, ok? Quindi quelle impostazioni che vengono catturate in fase RAW sono quelle, però dipende molto da qual è il risultato che vuoi ottenere. Non sono in grado, se
senza approfondire questa cosa, di darti una risposta più seria. Roba preziosa, grazie Riccardo. Mi è piaciuto molto, ho potuto conoscerti. Veronica, mi fa molto piacere. Se vuoi, contattami sui social. Paul dice: ciao Paul, mi spiega ancora l'immagine bianco e nero di Box? Sarebbe possibile rivedere questa presentazione? Sì, ci sarà la registrazione. Purtroppo l'immagine della box è un misto di bianco e nero, ossia tutte le tecniche che avete visto oggi, più tanto Dodge and Burn ed effetti particellari molto pesanti in Photoshop, quindi non lo possiamo fare in questa sede. Servirebbero almeno 2 o 3 ore di webinar per farla. Questo è lo screenshotto, Marcello, è partito lo screenshot, è la prima volta che riesco a seguire un webinar fino alla fine senza annoiarmi. Grande Marcello, è partito lo screenshot. Uno scatto in JPEG quanto perde rispetto al RAW? Non perde se non lo editi, ma quando cominci ad editarlo, immagina che cominci a strecciare i pixel e quindi si spixella il colore. Mentre in camera RAW questa cosa non avviene. Quindi, se ti dicessi quanto perde, una volta che cominci a editare, perde. Sei in grado di vedere questa perdita poi sulla foto finale? Probabilmente no. Sono realista, ragazzi. Cioè, si raccontano tante cose in giro, ma spesso sono chiacchiere. Perde tecnicamente. Ok, è chiaro che se porti l'immagine all'esasperazione la perdita la vedi, ma in un editing base la perdita a occhio non si vede, si vede numericamente. Ok? Gilberto, io invece mi pento di non aver seguito il consiglio di un fotografo professionista che molti anni fa aveva apprezzato il mio lavoro. Lo so, ti capisco. A volte dei treni passano e poi ci si pente di non essere saliti su. Eliana, sempre interessante, piacevole seguire i tuoi corsi, grazie mille. Grazie a tutti, ragazzi, anche scusate se non vi nomino. Ciao Martin, cosa ne pensi del lavoro di Ansel Adams? Sono troppo piccolo come professionista per poter dare opinioni su Ansel Adams. Qualche idea su come usare il suo stile solo in camera oscura? Paul dall'Olanda, grande, tu tra l'altro in Olanda hai un grande che è Erwin Olaf, che io adoro. Non ti posso dire cosa penso del lavoro di Ansel Adams, penso che sarei troppo presuntuoso. Mi piace tantissimo, se vogliamo rifare un editing style per arrivare al suo stile, si può fare, ma serve una sessione a parte, ok? Daniele, ti chiedo scusa, ma non sono riuscito a liberarmi per tempo. C'è modo di vederlo registrato? Assolutamente sì, vi arriverà una mail da parte di BenQ con un promo code e con le varie indicazioni su come poterlo rivedere. È possibile fare più volte il passaggio dello Smart Object? Sì, ma lo fai da Photoshop. Cioè, la prima volta esci da Camera Raw, maiuscolo, apri come oggetto e poi da Photoshop ti puoi duplicare tutti i livelli che vuoi e quindi creare infinite istanze di Camera Raw. Lorenzo, New Smart Object via Copy. Yes. Spero che farete qualcos'altro su questo genere. Assolutamente sì, considera che BenQ fa praticamente un webinar al mese, se non di più, anche in lingue differenti dall'italiana, e quindi stai assolutamente sintonizzata sui social di BenQ perché ne fanno veramente un sacco, non solo di ritocco, anche di fotografia, di un sacco di cose fighe. Ciro De Simone, ciao, bellissimo webinar. Il nuovo Nik Collection ha delle novità rispetto alle prime. Sì, ci sono dei miglioramenti, ma per quello che faccio io, a me mi servono quei due tasti e basta. Ok, ragazzi e ragazze, mi ha fatto molto piacere di avervi fino alla fine. Sono rimasti 136, siete grandissimi. Spero che siate entrati nel mindset. Spero che avete compreso che non è questione di tool, ma è questione di approccio
all'immagine. Vi ricordo che vi arriverà quindi una mail da parte di BenQ a giorni, se non prima, con i vari link, con tutte le varie indicazioni su come accedere alla registrazione, con i codici promo. Se qualcuno ha bisogno di approfondire qualcosa in merito alla scelta del monitor che fa più per lui, per capire qual è la fascia di monitor, sentitevi liberissimi di contattarmi su Facebook. Se potete, contattatemi sul mio profilo personale, non sulla pagina, perché mi arrivano le notifiche più dal profilo personale. E niente, ragazzi, ci vediamo. Sono le 8, andiamo a cena, io finisco il caffettino e alla prossima. Ciao ragazzi e ragazze.